Buonasera amici, ciao, buonasera, un editoriale veloce sulla trasmissione di Report, andata in onda su Rai 3, pubblicizzata con fanfare, banda musicale, eccetera, da circa 10 giorni, nuove riscottanti rivelazioni su la presunta collusione società Juventus frange estremiste legate all'andrancheta dei suoi capi ultra, eccetera eccetera. Allora partiamo da questo presupposto. L'Italia è un paese, è il paese di Franceschiello, è la Repubblica di Franceschiello. Per dare una a metà degli anni 2000, per dare una bella ammazzata al bagarinaggio e soprattutto alla violenza degli stadi, viene tirata fuori la tessera del tifoso, viene tirata fuori la DASPO, vengono tirate fuori tante cose. Negli stadi non puoi accedere se hai dei provvedimenti penali addirittura in corso, senza sentenza neanche di primo grado, se sei un violento, se hai avuto la DASP, eccetera. Tutto bello, tutto preciso, leggi ad hoc, tutto fila liscio, posti degli stadi tutti a sedere, se la capienza è quella non entra uno di più, poi magari sono 5.000 di più accatastati nel culo e facciamo finta di non accorgercene, e tutto va bene. Allora, a metà degli anni 2000, proprio quando entrano queste, io sono in contatto per questioni di lavoro per un esponente importante che partecipa anche alle trasferte, al tifo organizzato degli ultra della squadra del Torino, l'antagonista della città sabauda, della capitale sabauda della Juventus, e questo mi dice già in quegli anni qual è il sistema di tutto il sistema con il quale vengono ad essere aggirati i provvedimenti legali e cogenti in Italia all'entrata dei tornelli nello stadio, eccetera eccetera. Noi abbiamo ancora il vecchio delle Alpi, ma il sistema poi è stato trasferito anche al nuovo Juventus Stadium, e nelle maggiori tifoserie italiane il sistema è lo stesso. Inizio stagione, tizio Caio Sempronio, che non si interessano di calcio, eccetera, gli viene pagato un abbonamento dagli ultra a loro nome, intestata una tessera del tifoso, abbonamento regolarmente pagato. Poi, chiaramente, durante il campionato, durante le coppe, tessera del tifoso, prelazione sul relativo biglietto, e ai tornelli il giochino con lo steward di turno che si divide la mancetta, si dirige il delta di bagarinaggio tra il costo reale del biglietto e lo sproposito che viene fatto a un signor tizio che va con la tessera del signor Caio, che non sa neanche quanto si gioca a pallone in una partita, e va a suo nome nello stadio praticamente. Preciso, non fa una virgola. Ok, i primi anni viene addirittura impedito il cambio di titolarità, e poi subito dopo il cambio di titolarità lo puoi fare, quindi con la tessera addirittura non c'è neanche bisogno di strizzare l'occhio agli steward, cambi la titolarità dell'abbonamento di tizio e lo vai su Caio, quello entra col biglietto strapagato 3-4 volte, 10 volte tanto nelle partite. Mi ricordo una recente partita dei turni eliminatori della Champions League, il signor Giovinco costò la panchina di Matteo del Chelsea, Juventus-Chelsea 3-0, mi pare 2 gol di Giovinco, e un biglietto di curva a 300 euro, quando era ancora 20 o 30 euro la curva, 40 massimo. 300 euro, sapete, la partita dell'anno, c'è tanta richiesta, lo Juventus Stadium è piccolo, tutte fandonie, e in effetti è come succede, come ha detto quel pregiudicato stasera siciliano, pregiudicato per
traffico internazionale di stupefacenti, che si è fatto due case, il panificio, la macchina, eccetera, eccetera, senza fare niente. Me l'ha confermato lo stesso mio amico, l'ultra del Torino, mi ha detto: c'è gente laggiù, lassù, un certo signor X, nome di fantasia, diciamo Girolamo, mi ha detto il nome. Lui è tranquillo, gira in Mercedes durante la settimana. L'unica sua grande attività è quella di organizzare il tifo, organizzare gli striscioni, parlare con la società, con gli esponenti della società e ritenere sotto scacco e sotto ricatto la società. Così come disse Sensi anni fa, come disse anche lo stesso Capello, mi sembra, altri esponenti del calcio nostrano, disse: le curve tengono in scacco e sotto ricatto le società di calcio. Questo dagli anni 90, dopo che si è vinto il mondiale, dopo che il calcio è diventato un vero business. È chiaro che le curve ricattando la società è sotto schiaffo, come ha detto il responsabile della security della Juventus nelle intercettazioni. Io non voglio casini, tanto è così, vi vengo incontro, ci metto la mia faccia, mi sputtano io mi sputtano, salvaguardo la società, ma non mi combinate casini. È un ricatto vero e buono, perché comunque quelli soggetti ad ASPO entrano con documenti falsi, perché non tutti firmano in caserma durante la partita e quindi possono entrare, perché comunque c'è una sfilza di carte di identità fasulle che uno, anche se non è colluso, ai tornelli non se ne accorge, perché è stato creato tutto un bel sistema per aggirare le imposizioni fatte durante quegli anni per disincentivare il vagarinaggio e la delinquenza e la violenza negli stadi. Violenza ce n'è un po' meno, proprio perché questi ricattano la società. Cosa gliene frega di fare cazzotti, fare casini, squalificano la curva, poi la volta dopo non puoi fare il bagarino. Allora tu ti premunisci, ti ci guadagni prima e poi oh, forza Juve, forza Milan, forza Torino e siamo al punto di prima. Allora, questo è il cancro da estirpare, è generalizzato, è in tutte le curve, l'ha detto anche il report, alla fine, tra le righe, questo è di tutti, sputaniamo la Juventus perché c'è stata un'inchiesta, però è di tutti, e vabbè, ci becchiamo anche sta sputtanata, tanto siamo troppo forti sul campo, ci devono ammazzare fuori dal campo, questa è una strategia vera proprio, vengono fuori le accuse di Ronaldo, di cosa, cos'è che è, di molestatore, violentatore seriale addirittura, adesso una inchiesta chiusa dalla magistratura, adesso ci sarà qualcuno che dice: però l'intervento di report, cioè, ci sarà qualche bel pubblico ministero che dice: sì, dai, ritiriamo fuori qualcosa. La Juve deve essere comunque colpita in qualche modo perché è troppo forte sul campo. Quindi è troppo, troppo forte, dà troppo fastidio e quindi politicamente bisogna cercare di attaccarla. Ma questo è palese, no? Il report però lo dice, allora bisogna, le leggi ci sono, vanno fatte rispettare e gli organi devono controllare, ok? Le infiltrazioni camorriste sono arrivate fino ai margini della società. La Juve è riuscita a non immischiarci più di tanto. C'è stata borderline, così come ha dimostrato l'inchiesta della magistratura. Questo però non ha risolto il problema esiste ancora, c'era prima, c'è oggi e ci sarà domani. Dove c'è un gran giro di soldi, la macrocriminalità attecchisce. Traffico di droga, prostituzione, soldi anche degli incassi del calcio, soldi delle scommesse, soldi delle scommesse. I calciatori che erano legati in Serie B alle scommesse con l'estremo oriente erano legati a organizzazioni mafiose che controllavano questo giro di scommesse e poi ridistribuivano i lauti guadagni anche a loro che avevano taroccato le partite. Cioè, dove c'è il business grosso, che sia camorra, mafia, 'ndrangheta, la macrocriminalità estende i suoi tentacoli, che siano discariche anche autorizzate a livello industriale, e ci sono scariche di rifiuti, discariche di rifiuti, e non sono sempre state a vantaggio, e non sono state, ci sono sempre state le infiltrazioni, e quindi ci sono anche negli stadi.
E questo provoca morti, come quello che si è suicidato, provoca altre cose, provoca ricatti, provoca gente che non può più, veramente deve cambiare vita e identità, perché poi se c'è qualcuno che sgarra sono dolori, sono guai. Questo è quanto. E la storia dei tornelli si sapeva, e che è estesa alle altre, anche alle altre società, si sa. E purtroppo io vi posso chiudo, io chiudo narrandovi un aneddoto. Io ho la tessera J1897 della Juventus dal 14 di luglio, vado a vedere regolarmente con la prelazione una partita Juventus-Lazio il 25 d'agosto, però quando cerco di andare sugli sticket e prendere i biglietti per Juventus-Napoli un mese dopo, il 29 di settembre, e l'istica mi dice tariffa non applicabile. Telefono e mi dice una gentile signora Tiziana, questo non è il nome di fantasia vera, e mi dice: guardi, lei è una tessera member normale, una normale tessera del tifoso. Ma lei sta scherzando? Io sono andato a Cardiff con la mia tessera. Io sono andato a Cardiff, io ci sono, ho visto la Lazio il mese scorso, è possibile? No, per Juventus-Napoli la mia tessera non era valida, non era valida. Ho telefonato alla Juventus, gli ho detto: senta, guardi, io sono member da e sono J1897 da, mi prendete il biglietto adesso? Sì, sì, non si preoccupi. Cioè, ma cosa fanno? Fanno il giochetto? No, ma avranno dei problemi col software, col computer, col database, avranno dei problemi che, guarda lì, per certe partite molto richieste, un big match del campionato, cazzo, il tuo posto non te lo puoi prenotare perché non c'è la tessera, è scaduta, scade nel 2019, il 14 di luglio 2019, però la tessera è scaduta, non risulta. Scrivo anche agli sticket, gli dico che ho preso i biglietti della Juventus, mi arriva una mail 10 giorni dopo la partita, che sono comunque riuscito ad andare a vedere perché la Juventus poi mi ha preso i biglietti, e mi dice: sì sì, è vero, lei è J1897, grazie al cazzo. Cioè, ci sono dei meccanismi rintracciabilissimi, perché ormai non scappa niente nessuno, ma che tutto il sistema vuole che continui ad andare avanti. Purtroppo è così. È la triste realtà ma della nostra società, non del nostro calcio che è malato, che è infiltrato, dove gira tanto business, dove girano tanti soldi. Si intrufolano certi meccanismi, chiamiamoli mafiosi, chiamiamoli di macro criminalità organizzata, che vanno a minare tutto il sistema, tutto il meccanismo, sia del calcio che della società Italia. Purtroppo è così. Buonanotte amici, a domani per l'altro editoriale. Siamo a Manchester, sarà una grande partita, faremo una grande prestazione, me lo sento. Buonanotte. ¡Vamos!